malattie di cui la gente, il paziente non ama parlare per il grosso impatto che hanno sulla qualità di vita e sulla percezione del sintomo, appunto dolore in queste patologie. Non sono delle malattie assolutamente rare, se pensiamo alla sola prevalenza dell'artrite reumatoide dell'1% della popolazione, e la sindrome fibromialgica, che è la seconda causa di visita reumatologica, colpisce circa 2 milioni di italiani. Quindi non stiamo parlando di malattie rare, parliamo di patologie che sono ampiamente diffuse nella popolazione italiana e anche in Europa e nel resto del mondo, di cui bisogna assolutamente divulgare, soprattutto i sintomi per una diagnosi precoce. Diciamo che molte volte sono sottovalutate sia dal paziente che da altri specialisti, perché non conoscono magari quelli che possono essere i campanelli d'allarme, quindi quelli che noi definiamo red flags, cioè sono dei sintomi cardini, tipo il dolore di tipo infiammatorio, il dolore notturno, la rigidità mattutina, il gonfiore articolare, che possono portare a fare una diagnosi precoce. La diagnosi precoce per noi è determinante perché riduce poi la disabilità a lungo termine, non solo, ma migliora anche quello che è l'approccio terapeutico. Quindi i pazienti in cui si fa una diagnosi precoce rispondono meglio alle terapie e hanno quindi una qualità di vita più ottimale rispetto a pazienti che hanno invece una disabilità permanente. L'associazione è nata circa 3 anni fa, siamo attive da 2 anni e mezzo. È nata davanti a una tazza di caffè con le 7 colleghe del direttivo per cercare di unire le 4 università romane e per portare alla luce quelli che erano aspetti di cui si parlava meno, che grazie al nostro lavoro e al lavoro poi di diffusione sul territorio, adesso abbiamo più di 240 associate e diamo voce a quelle che sono le necessità del paziente affetto da malattia reumatologica, che per una questione di prevalenza è un paziente prevalentemente di sesso femminile. È sicuramente l'unione dei 4 atenei romani, che sono rimasti divisi per molti anni e che questa divisione non ha contribuito nell'espansione della nostra disciplina e favorire appunto l'approccio reumatologico per le diagnosi e per la terapia delle malattie reumatologiche. Quindi sicuramente la nostra unione a livello regionale, ma anche a livello nazionale, ha portato un importante contributo per il miglioramento della diagnosi e della comunicazione medico-paziente. È l'elemento cardine, perché in quei 20-30 minuti di visita che abbiamo a disposizione, saper comunicare, saper percepire quelle che sono le necessità del paziente, ma non solo per la malattia reumatologica, ma anche appunto per i suoi stili di vita e per il suo patrimonio di vita che si porta dietro, è necessario nella nostra routine. A lavorare insieme e continuiamo a migliorare la nostra conoscenza in ambito divulgativo, perché sicuramente è quello che ci serve in futuro.